Negli ultimi mesi su questo canale abbiamo vissuto sfide ad alta tensione e tornei all'ultimo sangue, a cominciare dal pallone d'oro di YouTube Italia che è stato vinto per la seconda volta consecutiva da Off Samuel, per poi proseguire col famosissimo pallone d'oro di TikTok 2.0 che ha visto invece trionfare per la prima volta l'ex calciatore di Serie C Sergio Cruz Pereira. Ma non finisce qui, stiamo già organizzando il pallone d'oro delle ragazze 2.0 ancora più agguerrito e che presto vedrete. Ma prima bisogna rispondere a una sempre più importante e ricorrente domanda: chi è il vero Goat tra Off Samuel e Sergio Cruz? Da questo momento è sorta una nuova rivalità leggendaria, presto li vedrete sfidarsi uno contro uno in arena alla conquista del super pallone d'oro. E oggi ci troviamo qui per metterli per la prima volta faccia a faccia, face to face, non ancora sul campo però, ma a parole, in una leggendaria intervista doppia. Ragazzi, come va? Tutto bene laggiù? Sì, ci siamo! Siamo pronti! Noi siamo pronti. Abbiamo creato un box domande nelle storie Instagram @PirlasV e abbiamo selezionato le domande più divertenti e originali suggerite da voi. E se anche voi volete partecipare in futuri video, beh, vi conviene andarci subito a seguire. Ma ora basta scherzare, passiamo all'intervista doppia. Nome: Samuel. Sergio. Luogo di nascita: Ghana. Rio de Janeiro, Brasile. Ultima squadra in cui hai giocato: MSP Calcio. Carpenedolo Calcio. Carpe che? Carpenedolo. Carpenedolo, signori. A Brescia. Categoria più alta che hai mai raggiunto: Serie A. Io la Premier League maltese. Dai, fatti seri, porca miseria. Risposta seria: categoria più alta che hai mai raggiunto. Eccellenza. Italia Serie C. La tua squadra del cuore: Milan. Ovvio. Andria. Sì, ma in Serie A, Sergio. In Serie A non si può dire. Non si può dire. Qual è stato il tuo primo pensiero dopo aver vinto il pallone d'oro? Ah, finalmente! Basta agonia, basta pressioni. Buona! Ho vinto. Io non ce la facevo più, era le 2 di notte. Quando ho fatto quel gol ho detto: ah, meno male, è finita, dai. Fammi andare via, sono stanco. Ho lottato tutta la sera contro Nana e fratino, quindi è stato veramente pesante. Ok, ora partiamo con le domande serie. Chi scopa di più? Ragazzi, Sergio c'è esperienza, cioè, dai. Però io gioco. dai. Io perché Sergio è fidanzato. Allora sì, ragazzi, sono fidanzato e quindi purtroppo ho messo nel chiodo. Purtroppo non giro più nei locali come un tempo. A che età hai iniziato a giocare a calcio? Tardi, 9-10 anni. Io 5 anni. Ti fa paura l'idea di affrontare l'altro? Sì, perché è un avversario tosto, di livello. Ma io ti dico, più che altro lui è abituato tanto con la gabbia e io la paura mia è che non so difendere tanto bene. Infatti ho preso 2 gol in finale sotto le gambe che potevo evitare e quindi l'esperienza sulla gabbia secondo me conterà tanto. Qual è il tuo piatto preferito? Beh, chiaro, Billone, riso col pollo. La pizza, ragazzi, la pizza. Dove è meglio andare in vacanza, Brasile o Ghana? Ghana. È giusto, che difende la sua patria, io dico Brasile. Questo è importante. A quale calciatore ti ispiri? Beh, uno su tutti, ragazzi, Raffaelinho. Io invece mi ispiro su Ronaldo per la maniera che lui si allena, per la maniera che ha voglia di vincere, che ha voglia ancora di dimostrare a 38 anni. Questo è una fonte di ispirazione per me. Vabbè, perché siamo vicini con l'età. Sì, siamo lì. Diventare pallone d'oro ti ha cambiato la vita? Ahimè, ragazzi, sì. E non poco. Io ho vinto da poco, quindi comunque le cose già vedo che stanno cambiando in positivo, soprattutto tanti ragazzi adesso ti riconoscono, no? Magari come più il ragazzo che fa i video belli su TikTok, ma come il pallone d'oro di TikTok. Ok, ragazzi, adesso bisogna scendere nei dettagli. Questa è la domanda più importante, a mio modo di vedere, che c'è stata fatta, quella più profonda, quindi pensateci bene. Diventare pallone d'oro fa scopare di più?
C'è un pulsante tipo per non rispondere alla domanda, ragazzi? Pulsante assente. Beh, chiaro, pillone. A dove? Io faccio le mie cose, non dico, faccio le mie cose. Io purtroppo da qualche anno vedo sempre la stessa non posso. No! Quindi ragazzi, a me non mi cambia tanto, però vabbè. Proviamo a tornare seri. Sport che ti piace oltre al calcio? Pallamano. Perché io gioco a pallamano? Ma sinceramente non ho altri sport oltre il calcio. Mi piace tutte le cose legate al calcio. Calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11. Quindi altri sport proprio sono negato. Non mi piace vedere niente. Sei fidanzato? No. Sì. A che età la prima volta? 11. No! No, non si credeva, dai, va. A 11 anni non c'aveva neanche il corpo. No, questo video, raga, non si può pubblicare, non si può pubblicare. Io ho 16 anni. 18. Chi è il più forte dei due? Lui. Allora, secondo me, nei miei tempi buoni, a calcio a 11 magari, poi siamo a ruoli diversi, quindi lui fa centrocampista, io punta. Però magari a 11 potevo essere più bravo io nei miei tempi di gloria, però sulla gabbia lui è molto più forte di me. Chi è il più bello? Ma bellezza soggettiva, direi. Ragazzi, tra un po' non c'ho più i capelli, dai, dove faccio? Cioè, devo fare così, sistemare, perché tra un po' tocca mettere la parrucca, quindi meglio lui, dai. No, commentate voi. Giusto, commentate nei commenti, ragazzi. Oh, mi raccomando, eh. Qual è stato l'avversario del pallone d'oro che ti ha messo più in difficoltà? Ah, beh, ragazzi, uno su tutti per me, Simone Crispo. Allora, a livello fisico, Nana è stato molto difficile perché è stato... Perché è difficile perché la gente come noi non molla mai, e neanche la caviglia mia ha mollato mai. Però, a livello calcistico, Patrice è stato anche molto forte, fortunatamente non stava tanto bene della gamba. A livello calcistico, cosa ruberesti all'avversario? Beh, uno su tutti l'esperienza. Ah, io ruberei queste cosce qua, ti guarda qua. Che bel coscio di pollo. Sti bel coscione di pollo, che comunque, ragazzi, ci vuole fisico per giocare, non solo l'esperienza e la tattica, la tecnica, quello che volete. Chi è il calciatore più forte al mondo? Oltre a voi, naturalmente. Messi! Un momento, io vedo Haaland. Non ha la qualità di Messi e Ronaldo, però ha fatto i numeri. Nel calcio è molto importante fare i numeri, tanti gol. Pronostico secco: chi vincerà il prossimo campionato di Serie A? Milan. O il Milan o l'Inter. E la prossima Champions League? Bayern. Allora, io dico Real Madrid per il cuore, però il Manchester City dimostra anno dopo anno che diventa sempre una squadra più quadrata e più esperta anche a livello di Champions, quindi sarà dura da battere anche per quest'anno loro. Nulla togliere a voi, ma chi vincerà il pallone d'oro? Quello vero? Mbappé o Alan? Allora, di solito chi segna di più e chi vince più i tornei vince, e quindi Haaland ha vinto tutto quest'anno. Mbappé, secondo me, magari anche più forte, però se non vince, purtroppo non vince il pallone d'oro. Se dovessi scegliere una vita senza donne o una vita senza calcio, quale sceglieresti? Wow, da quando sono nato non mi hanno mai fatto una domanda così difficile. Però, ragazzi, le emozioni che ti fa provare il calcio, una donna non te le fa provare. E le emozioni che ti fa provare la donna quando viene, quando sei nel momento. Il calcio sì, te le fa provare, ma questa cosa. Quindi dico, Allora io quando avevo 17 anni ho messo la mia famiglia da parte per venire in Italia da solo a provare, e ho messo tutto da parte. Sono 17 anni che sono lontano da loro e ho messo da parte la mia famiglia, quindi la mia ragazza l'amo, però il calcio è sempre stato la mia vita. Bro! Va bene, ragazzi, proseguo io. Futuro pallone d'oro 2024. Quanto finirebbe una sfida tra voi due? Si arriva a 5 gol. 4-5. Sì, anche secondo me 5-4, 5-3 massimo, cioè minimo 5-3. Dovete dire per chi? Secondo me per Samu. No, per Sergio.
Meglio YouTube o TikTok? YouTube. Io sono un TikToker, ma speriamo che vada bene su YouTube. Senti che cosa vuol dire? Mare o montagna? Mare. Mare. Pierino o Gnabry? Gnabry. Gnabry è stato quello che ho parlato di più all'inizio, in senso che è stato il mio primo amico dei due, quindi diciamo questa cosa. Pierino neanche mi conosceva, mi ha salutato così. Fratino o Campolunghi? Entrambi. Campolunghi. Vuole bene, fra. Lasagna o Alessia Lanza? Lasagna. Passo. Non mi lascio. Juve o Napoli? Napoli. Juve. Roma o Lazio? Roma. Roma, dai! L'intervista è finita, per fortuna. Fai un saluto a chi ci segue da casa. Ciao ragazzi, è stato bello. Mi raccomando, mettete like in questo magnifico video. Se volete altre interviste, fatecelo sapere. E noi ci vediamo alla sfida con Sergio. Ti mangio. Tu sei il mio riso. Siete pronti? Siete pronti a 50.000 like? Anzi, a 100.000 like su questo video esplode. Esce subito la sfida io contro Sergio. Subito. Mettete 100.000 like, condividetelo alle vostre famiglie, a vostra madre, ai vostri ragazzi. Devono sapere che c'è sangue contro Sergio. Sangue contro Sergio. Su Pilla su. Stiamo arrivando. Saranno 3, non 2. Quindi ragazzi, speriamo che questa intervista doppia leggendaria vi sia piaciuta. Quando uscirà il Super Pallone d'Oro? Beh, la sfida tra Samuel e Sergio Cruz la vedrete tra poco. Ma mi dispiace, non vi dirò ancora quando. Seguiteci su Instagram per restare aggiornati, perché è proprio lì nelle storie che vi diremo la data esatta. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al Super Pallone d'Oro.